L'Unione Europea ha fortunatamente deciso di destinare alla Connecting Europe Facility una imponente mole di risorse, circa 33 miliardi di euro, di cui 26, più o meno 26 miliardi al trasporto. Ma come ho riferito in plenaria, il punto è chiarire non solo gli investimenti e l'entità degli stessi legati alle opere fisiche, ma anche l'investimento tecnologico destinato alla sicurezza, soprattutto nel trasporto ferroviario. E questa è la ragione della relazione che è stata presentata sul sistema ERTMS, che è un sistema di segnalamento molto avanzato, che utilizza anche tecnologie satellitari, sul quale ritengo si debba fare un grande investimento, al quale bisogna dedicare molta attenzione. L'Italia lo sta facendo. Io presentai nel corso della precedente legislatura un progetto pilota esattamente sull'ERTMS e ci fu una prima sperimentazione dello stesso nella sua forma più attuale sulla tratta Genova-Rotterdam e sempre a conferma dell'interesse dell'investimento che l'Italia ha fatto su questa tecnologia, nel PNRR italiano sono stati inseriti circa 3 miliardi di euro esattamente destinati a questo, per la precisione 2,7 miliardi. È il paese che ha messo di più su questa partita ed è questa la ragione per cui, alla luce del dibattito che si sta creando, all'interno del quale nessuno ha mai parlato della possibilità di costituire un'agenzia destinata all'ERTMS, personalmente, come proponente di quel progetto pilota e alla luce di questo corretto investimento che il nostro paese ha fatto, ritengo che si possa individuare in questa ipotesi di lavoro una soluzione alla domanda di governance condivisa che da più parti è stata avanzata. Perché questo? Perché oggi ERTMS è una tecnologia nota, ma applicata solo all'alta velocità di fatto, ma soprattutto, e quel che è più grave, è applicata in forme differenziate tra i vari paesi. Non tutti i paesi la utilizzano e comunque quelli che la utilizzano in modo tecnicamente si dice non interoperabile, cioè sono sistemi che non dialogano tra di loro. Questo è il punto su cui secondo me bisogna lavorare di più e per farlo diciamo che in questo caso sì, non sempre, io non sono favorevole alla proliferazione delle agenzie, però ci sono ambiti molto pratici, molto concreti nei quali sono evidentemente necessarie e se dovesse essere valutata questa ipotesi, io ieri mi sono in plenaria permesso di fronte alla commissaria Vehaene di candidare l'Italia come soggetto in grado di ospitarla.